ne pensa del condono tombale? Io non sono favorevole sinceramente al condono tombale perché penso che metta sullo stesso piano vicende molto diverse tra loro, e cioè da una parte la vicenda che a mio avviso lo Stato deve affrontare di persone oneste che in questo tempo di crisi economica hanno difficoltà a pagare le tasse, con gli evasori incalliti che invece secondo me, ai quali invece a mio avviso lo Stato non deve in nessun caso strizzare l'occhio. Direi che culturalmente il messaggio di un condono tombale è un messaggio sbagliato, e quindi mi concentrerei su quelle transazioni che lo Stato può fare per aiutare invece le brave persone che non ce la fanno in questo tempo, ma è un tema diverso da quello del condono tombale che vale per tutti. In questo territorio ci sono molti elementi che forzano quelle che sono le vostre priorità, cioè il cittadino, le imprese medie, questo a causa della camorra e della criminalità organizzata. Come pensate di agire in questo senso? Guardi, la lotta alla criminalità organizzata è chiaramente una delle nostre priorità. Abbiamo peraltro, in questo devo dire, già dimostrato quando abbiamo governato la nazione di avere, diciamo, il pugno di ferro da questo punto di vista, di avere una capacità di intervenire contro le mafie che altri governi non hanno avuto. Certo, noi dobbiamo affrontare la questione culturale, perché non ci rendiamo conto di come la questione della criminalità organizzata non si potrà mai risolvere veramente solamente con l'esercito, solamente con le leggi, se non è la cittadinanza a dire no alla mafia. E se non sono particolarmente più giovani, ricordo l'insegnamento di Paolo Borsellino che diceva: quando la gioventù le negherà il consenso, anche la misteriosa e onnipotente mafia svanirà come un incubo. Noi dobbiamo chiedere alle giovani generazioni di dire no alla criminalità organizzata. Per farlo c'è bisogno di una presenza efficace ed efficiente dello Stato, perché la criminalità organizzata cresce laddove lo Stato indietreggia. Allora, per esempio, il tema del riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, insieme alla questione dello sviluppo, e quindi dare lavoro alle persone che glielo dia lo Stato e che non glielo dia la criminalità organizzata, sono cose banali, ma sono davvero quello che fa la differenza. Onorevole, lei tempo fa è stata a Taverna di Reno, se si ricorda, del 2009. Sì. Porterà questa scabrosa vicenda ancora una volta in Parlamento? Sì, credo che sia una vicenda che bisogna continuare ad affrontare, perché io sono stata, appunto, sì, forse 4 anni fa, e da qua, e negli ultimi 4 anni purtroppo è cambiato ben poco. E quindi sono vicende sulle quali Fratelli d'Italia vuole concentrarsi, perché la mortificazione dei territori è poi quello su cui governa la grande criminalità organizzata e dove indietreggia lo Stato. Quindi assolutamente la vogliamo continuare a portare in Parlamento.